volta un duca guerriero che aveva un sogno: creare la città ideale. Quello che potrebbe sembrare l'inizio di una favola è in realtà la storia di Urbino. Quel duca si chiamava Federico da Montefeltro ed era uno che picchiava duro. Chi gli si trovava di fronte aveva due scelte: arrendersi o morire. Le sue azioni hanno ispirato molti dei personaggi più carismatici del genere fantasy. Riuscì ad arricchirsi a tal punto da potersi dedicare al suo progetto più grande, Urbino. Negli anni il ducato ha perso centralità, ma non la sua importanza. Ha dovuto attendere un altro uomo dal grande carisma come Carlo Bo, che grazie all'università è riuscito a trasformare la città ideale nella città delle idee. Oggi Urbino ha più studenti che abitanti e continua ad essere un posto magico, perché dentro queste mura le visioni spesso diventano realtà.